prefetto ci ha rappresentato, insomma, quelle che potrebbero essere le difficoltà derivanti da eventuali istituzioni di blocchi, blocchi stradali, eccetera. Noi quello che abbiamo ribadito, questa azione che stiamo mettendo in campo, grazie anche al supporto dei lavoratori portuali, insomma, e la proclamazione dello sciopero di tutte le aziende dell'indotto è finalizzata a muovere la situazione, a ottenere quanto prima la convocazione da parte del ministro del tavolo istituzionale. Su questo abbiamo sensibilizzato il prefetto ci ha dato ampie rassicurazioni di una convocazione quanto prima del tavolo e ci ha fatto capire fondamentalmente nei giorni successivi alla manifestazione. Un'ora e mezza di confronto serrato tra il prefetto Annunziato Verdè e le sigle sindacali sul nodo Varsila. CGIL e CISL e UIL hanno ribadito l'intenzione di andare avanti con la protesta, sempre a fianco delle istituzioni e all'interno della legalità. Il nodo rimane quello dei motori reclamati dai coreani. L'obiettivo sindacale è la convocazione del tavolo al MISE prima e non dopo la scadenza del 14 settembre. E in merito al comunicato diramato ieri da Varsila, questa la replica. Altro che facciano altre minacce. Varsila oggi annuncia di chiudere 451 posti di lavoro e fondamentalmente il comunicato che hanno emanato ieri è semplicemente la recita che stanno mettendo in campo dal 14 luglio a questa parte. Non hanno cambiato una virgola rispetto a quanto ci aveva comunicato il CEO di Varsila al tavolo del Ministero negli ultimi giorni di luglio. Per la manifestazione di sabato, i sindacati si aspettano una grande partecipazione da parte della città. Quanto al tavolo ministeriale, deve succedere qualcosa, Varsila deve ritirare la procedura, in alternativa il governo deve farci capire qual è un piano B per continuare a fare industria su quel sito.